Dottoressa, allora, oggi un tema particolarmente bello, affascinante qui a Padiglione Italia, il tema dell'agricoltura e dello spazio. Ma che cosa significa questo esattamente per chi come lei fa ricerca e quindi continua a studiare? Vuol dire conoscere i sistemi biologici che si intendono utilizzare per i sistemi a supporto dell'esplorazione umana dello spazio, vuol dire sapere come gli sistemi biologici si comportano in un ambiente diverso dalla Terra e quindi dal luogo dove si sono originati ed evoluti. Quindi bisogna sapere, pensando a Marte, qual è la loro performance in assenza di campo magnetico, in presenza di elevate radiazioni che certo possono essere schermate, ma pur persistere come diciamo, le radiazioni con i neutroni che attraversano anche gli shielding che l'uomo può pensare di costruire. Ecco, che tipo di investimento culturale, oltre che economico, è necessario fare per arrivare a questo tipo di risultati? Beh, sicuramente bisogna pensare all'agrospazio anche nel contesto delle ricadute a terra. Pensare di poter coltivare degli organismi su Marte o sulla Luna vuol dire sapere economizzare sulla luce, sull'acqua, sulle risorse che uno ha a disposizione. Quindi questo ha delle ricadute a terra nelle coltivazioni in ambienti estremi, per esempio. Grazie. Ok.